È accaduto, per esempio, di lavorare con Federico in Tre passi dal delirio. Ecco, durante la lavorazione era, a parte che bisogna lavorare a contatto di gomito, e quella era una cosa che è molto faticosa, sempre sotto controllo. Cioè io disegno qui e dietro c'ho Federico che spia, che controlla e dice ma no, facciamo questa cosa. Non è che Federico, anzi, tutt'altro, è una fatica enorme. È una fatica enorme perché fino al ciak è una continua sorpresa. Uno non sa cosa può essere l'apporto definitivo del trucco, della pettinatura, del costume, soprattutto dell'attore, perché l'attore può essere cambiato al ciak. Durante Satirico è arrivato una settimana prima un attore dell'Old Vic che doveva fare un piccolo ruolo, e questo signore al secondo giorno ha chiesto la sceneggiatura, e sono state inventate delle scuse, che non era pronta, che non era battuta a macchina, certe cose, e questo tutta la settimana ha chiesto in continuazione la sceneggiatura o il suo ruolo perlomeno. La mattina, che non gli è stata mai data naturalmente, la mattina Federico, questo era incazzatissimo, lo prende per un braccio, poi lo abbraccia, e lungo il set fanno un percorso su e giù, e dico cosa le racconterà. Insomma, l'ha convinto a dire dei numeri 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Questo era il suo ruolo. E questo signore si è accomodato sul set a fianco a altri attori, aspettando il ciak. Nel frattempo a me mi è arrivato un personaggio stranissimo su al trucco, un personaggio strano, una specie di faccia romanica, di avorio, di quelle da cattedrale romanica, curiosissima. Io incomincio a lavorare su questa faccia, lo trucco, e devo dire viene fuori un capolavoro. Scendo giù in teatro e chiamo Federico, dico guarda, un personaggio straordinario che è arrivato questa mattina, te lo voglio far vedere perché è veramente straordinario, evidentemente lo puoi usare, metterlo in primo piano. Lui viene, lo guarda, rimane fulminato, muto, diventa gravissimo, poi lo prende per un braccio, prende l'attore inglese, lo porta, lo mette da una parte e mette questa figurazione che era il portiere del Piper. Ecco. Sì.